Vedete, abbiamo la famiglia dell'Opibat. È un appuntamento fisso ormai ogni martedì e ne sono veramente lieta e contenta. Oggi abbiamo altri due esponenti, devo dire anche bei ragazzi. Andiamo subito a salutare Grazia Bonadì, consigliera Opibat. Ciao Grazia. Come va? Bene, salve a tutti. Allora, poi abbiamo anche Aldo Mennuni, infermiere RSA Andria L1 Compass. Buon pomeriggio Serena, grazie per l'invito, un saluto agli amici a casa. Tutto bene? Bene, 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 un po' emozionato, ma bene. Ma no, assolutamente, sciogliamo l'emozione, entriamo subito in quello che è l'argomento del giorno. Che tempo c'è fuori? Piove tantissimo. Ok, era giusto per sciogliere. Non è una buona notizia, diciamo. Non è una buona notizia. Ragazzi, come si può fare? L'estate non vuole arrivare, Niente, non vuole arrivare proprio il bel tempo. Esatto. Vabbè, allora, dopo questa breve digressione, naturalmente, per tornare a sorridere con voi, dicevo, oggi parliamo, amici dell'Opibat, di missione protetta. Allora, quando il presidente Giuseppe Papagni, che naturalmente saluto sempre, me lo ha proposto, sulla mia testa albergava un punto interrogativo. Certo. Per cui mi ha attirato molto la mia attenzione e la mia curiosità. Perché la prima domanda: che cosa si intende per dimissione protetta? Allora, per dimissione protetta intendiamo una dimissione ospedaliera. Che significa? Io paziente sono ricoverato in ospedale e si decide in equip di essere quindi dimessi. Il parente che deve gestire la dimissione con il medico di medicina generale, con tutta l'equip dell'ospedale, si decide insomma dove andare, cioè io il mio familiare dove lo porto. Esistono delle strutture specializzate addirittura io posso portarmelo tranquillamente a casa. A casa però capite bene che la cosa diventa un po' particolare, perché allora stiamo parlando, perdonami Grazia, evidentemente sì, di un paziente che viene dimesso perché diciamo nel nosocomio di riferimento hanno fatto tutto ciò che era necessario. Esatto. Però evidentemente ha ancora bisogno di qualcosa. Assolutamente, ha ancora bisogno di cure e di assistenza H24. Ok. Quindi ha una patologia particolare. Esatto, esatto. Ma questo vale per tutti i tipi di pazienti, in quanto se io parente decido di portare il mio familiare a casa, devo allestire una vera e propria stanza di degenza, in quanto ho bisogno di un letto ospedaliero consono. Se sono un paziente ad esempio obeso e quindi sono più a rischio di lesioni da decubito, ho bisogno di un materassino antidecubito. È vero. Se sono un paziente per esempio di rianimazione, non capace di respirare da solo, ho bisogno della ventilazione assistita. Quindi sono tutti presidi che il parente può chiedere tranquillamente alla ASL. Se sono un paziente. Infatti molto spesso poi quando vengono dimessi questi pazienti, ai familiari sale l'ansia. Sì, perché vengono lasciati allo sbaraglio. Esatto. Invece possono recarsi tranquillamente agli uffici della ASL e richiedere tutti i presidi necessari per poter continuare l'assistenza a casa. Ma dopo che è stato dimesso o si può anticipare il tempo? Si deve anticipare il tempo, a questo serve la dimissione protetta. Insomma, anticipare il tutto. E cosa deve presentare come documentazione per dimostrare? Deve presentare delle documentazioni particolari che hanno bisogno appunto di accelerare i tempi. Io ho parlato di presidi, però abbiamo bisogno anche delle figure professionali che non mi devono lasciare solo il cittadino. E quindi questo può essere l'infermiere, può essere il fisioterapista, se sono un paziente che per esempio ha subito una frattura di femore e ha bisogno di riabilitazione. Ho bisogno anche di un logopedista, ad esempio, ho subito un TIA, ho un disturbo del linguaggio, quindi che faccio? Richiedo la presenza del logopedista. Inoltre, oltre ad avere l'assistenza a casa, io a casa non sono capace di gestirlo, che faccio? Mi rivolgo a delle strutture specializzate. Queste quali possono essere? Strutture di riabilitazione, se ho bisogno di una fisioterapia costante,
o strutture come ad esempio la nostra, dove lavoriamo io e il collega Aldo, che sono le RSA, le residenze sanitarie assistenziali. Allora entriamo a questo punto nel merito, giusto? Certo. Allora stiamo cercando di comprendere insieme che cosa si intende per dimissione protetta e quali sono poi i meccanismi da attivare per avere appunto questa protezione. Allora, il primo consiglio che abbiamo dalla nostra Grazia: quando vi trovate in questa situazione, prima che venga dimesso, quindi con largo anticipo, cercate di dotarvi di tutta la documentazione necessaria, quindi non andate sprovveduti, insomma, perché poi si allungano i tempi. Esatto. Sì. Vi rivolgete all'ASL di competenza e di riferimento, presentate la documentazione e magari potrete avere di conseguenza tutto ciò che necessita per ad persona, per quel tipo di patologia. Però poi c'è bisogno anche del professionista di riferimento. Sì. E poi c'è la possibilità di queste, ti ho bloccato, RSA. Cosa si intende, Aldo? Queste strutture, RSA, Residenza Sanitaria Assistenziale, appunto, è un percorso che viene dopo questa dimissione protetta. Che, se mi permettete, vorrei fare un appunto, nel senso che questa dimissione protetta non è una dimissione precoce e quindi, come posso dire, un atto di mala organizzazione della sanità. Anzi, è una cura, è una forma di assistenza molto più importante, perché il paziente a casa, il paziente in struttura dove viene coccolato, quindi viene reso meglio quello che è l'atto alla guarigione. Entriamo nella struttura dove io lavoro da 6 anni, questa RSA, dove noi abbiamo un servizio infermieristico 24 ore su 24, un servizio medico, un servizio riabilitativo, quindi la presenza di figure di fisioterapista. Poi abbiamo un servizio rieducativo con assistenti sociali, educatrici, che aiutano appunto l'ospite alla guarigione. In queste strutture come si accede? Appunto, come ha detto la mia collega Graziana, si accede con dei moduli, si fanno delle richieste, il tutto questo guidato dal medico di medicina generale o dal servizio del Servizio Sanitario Nazionale e quindi dei dipendenti pubblici. Ma la scelta tra l'uno piuttosto che l'altra soluzione? Allora, la documentazione viene presentata al distretto di appartenenza, nel senso che se una persona di Barletta viene presentata a Barletta al distretto di appartenenza. Poi in base ai come posso dire, ai posti, alle patologie dove c'è appunto la possibilità di accedere, poi la domanda viene ripresentata ai diversi distretti. Una volta entrati in queste strutture c'è un percorso appunto che si va ad attuare, un percorso di riabilitazione. Una nota, non perché diciamo io ci lavoro, ma una nota di merito a queste strutture, che sono impeccabili in quanto il paziente viene coccolato appunto in tutte le sue parti, dall'igiene, dalla cura personale, grazie alla presenza degli OSS, importantissimi anch'essi nelle strutture di residenza, alla presenza appunto delle infermiere, dei medici che valutano volta per volta i pazienti. Esatto, perché queste poi strutture sono dotate di una serie di figure professionali che attengono alla persona a 360 gradi, certo. Perché se ad esempio ci dovesse essere bisogno di un'abilitazione cardiaca, non si va soltanto ad incidere sull'elemento cuore, ma si valuta anche l'aspetto psicologico della persona, piuttosto che l'alimentazione. Infatti abbiamo anche la figura della psicologa, essenziale nelle strutture delle RSA. Infatti un altro tipo di paziente che noi abbiamo è il paziente affetto dalla malattia di Alzheimer o di Parkinson. Ecco, loro hanno bisogno. Ma quanto è diffusa questa malattia? Parecchio, tanto. Infatti queste strutture non moriranno mai, proprio perché ce ne sono sempre più bisogno. I dati tendono a crescere, tanto è vero che ad oggi il 65% della demenza senile poi sfocia nell'Alzheimer come patologia. Tant'è vero che nell'RSA dove noi lavoriamo abbiamo 60 posti letto, 40 dedicati ai malati ordinari, quindi demenza senile e quant'altro ne comporta, e 20 posti alzheimeriani, dove vengono trattati appunto pazienti con delle difficoltà che diciamo non sto qui a spiegare, ma la patologia è talmente di uso comune che quasi tutti sanno di quel che parliamo, una patologia appunto difficile da trattare, dove ad oggi non c'è una cura vera e propria per l'Alzheimer, ma c'è un tentativo palliativi per poter rallentare la degenerazione della malattia. Ci sono delle cure che tendono a far star bene il paziente, ma ad oggi, ripeto, purtroppo non c'è una cura che
possa debellare l'Alzheimer, del tutto l'Alzheimer. Quindi si tenta di far stare il paziente il più tranquillo possibile, si tenta di rallentare appunto il decorrere della malattia. Esatto, anche perché stiamo parlando, ad esempio in questo caso dell'Alzheimer, di una malattia di difficile gestione in casa. Perché noi siamo partiti, Grazia, con la possibilità appunto espressa alle persone di poter portare a casa, quindi a domicilio, al proprio domicilio, la persona, il caro, il familiare che ha bisogno. Però ci possono essere queste situazioni di difficile gestione, al di là della fase di riabilitazione che magari necessita di tutto un percorso, quindi la persona rimane per 20 giorni, per 15 giorni o altro, ma ci sono questo tipo di patologie che invece durano vita natural durante, seppur si cerca di migliorare la loro qualità di vita, però la situazione è quella, giusto? Infatti capite bene, importante è la figura che si chiama caregiver. Il caregiver sarebbe il parente stretto, oppure io non ho parenti, una figura di supporto che deve appunto avere questa importante decisione di capire io, il mio parente, dove lo porto. Questo è difficilissimo. È difficilissimo, infatti quello diciamo ai cittadini, attenzione, la scelta di tenere un paziente a casa valutiamo bene, perché se io sono affetto da Alzheimer, l'Alzheimer ha svariate purtroppo possibilità, posso essere aggressivo, posso essere... Anche se una persona normalmente mite? Esatto. L'Alzheimer potrebbe sviluppare questo atteggiamento, perché uno può dire, no, ma tanto il mio parente X è una persona tranquilla, però la malattia... No. Esatto, lascia, può fare brutti scherzi. Ecco perché il parente ha una figura fondamentale, o il caregiver, chi si occupa insomma di questi tipi di pazienti, devono appunto valutare bene la situazione. E perché no inserire appunto in un RSA un paziente agitato, irrequieto, capace appunto attraverso l'assistenza H24, medici specialisti, noi abbiamo il dermatologo, il cardiologo, il geriatra, il fisiatra, cioè è un'equipe multidisciplinare, non viene assolutamente lasciato solo. A noi dispiace pensare che l'RSA possa essere visto come un senso di abbandono da parte del parente nei confronti del familiare. Sì, perché ragazzi, questo intervento è finalizzato anche a questo, perché molto spesso nelle famiglie c'è questa idea, in alcuni casi anche giusta, voglio dire, però è da valutare caso per caso, per cui affidarlo. Insomma, delle strutture esterne significa in qualche modo delegare, e quindi come lavarsi le mani, giusto? Invece in molte situazioni non è così, c'è bisogno. Assolutamente, infatti ad oggi siamo qui proprio a testimoniare, anzi a voler debellare questo concetto che in massa, in popolazione, diciamo, vige. Cioè che il paziente non è che viene portato, viene in RSA e viene abbandonato, anzi... Siamo lì a poter appunto affermare in prima persona, perché ci lavoro, che il paziente viene trattato al 100%, anzi forse meglio, perché ha sempre la figura dell'infermiere, una consulenza medica, ha degli accessi di medicina specialista. Poi comunque, ripeto, anche l'accesso in RSA non vieta, anzi il paziente è sempre curato anche dal medico di medicina generale, che comunque ha curato il paziente per una vita. Non è che portato in RSA viene abbandonato, il percorso non finisce mai, tutti sanno quel che facciamo, tutti, in primis i parenti, perché appunto noi tentiamo sempre all'informazione ai parenti, perché ripeto è un'idea che tutti hanno, che magari viene lasciato lì in struttura e viene, ma anzi non è assolutamente così, viene, ripeto, io uso spesso il termine coccolato, perché è veramente così, noi coccoliamo i pazienti, coccoliamo, ecco, questa è la parola giusta. Ed è un messaggio importante anche perché, ragazzi, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito, quindi non ci si può nascondere evidentemente, ma molto spesso la gente è spaventata per le notizie che rimbalzano poi anche agli onori della cronaca, che non sono in alcune... sono pochi. Però fanno rumore, per fortuna. Tanto rumore, per cui creano anche questo stato di sfiducia o di timore, giusto, da parte delle famiglie. Noi che messaggio invece vogliamo lanciare a questo punto? Assolutamente no, le strutture, le RSA sono strutture
dove il paziente non viene mai lasciato solo. Si svolgono numerose attività assistenziali, numerose attività rieducative. Ti faccio proprio un esempio. Sì, raccontami. Ad esempio, ricordiamo a un paziente affetto da Alzheimer come si sbuccia la frutta. Quindi lo aiutiamo appunto. Come fosse un bimbo. Esatto. Esattamente. Possono sì. sembrare atti, come dire, elementari, ma per pazienti del genere che hanno perso praticamente totalmente la memoria, anche un minimo gesto può sentire essere. Sentire l'odore esatto, dell'arancia, per dire, fa tanto. Utile questo. E curativo, ecco. Noi andiamo a curare, appunto, a mantenere la patologia appunto negli standard accettabili. Proprio insegnando, di nuovo rieducando il paziente a dei gesti che possono sembrare stupidi ed elementari, ma in realtà sono atti importantissimi. Che non vanno dimenticati. A proposito degli episodi, che ultimamente sentiamo spesso in televisione, ancora sicuramente sono pochi, però questo comporta da parte nostra una doppia sfida, nel senso che oltre a dover curare e assistere il paziente, dobbiamo debellare questo concetto che nei parenti purtroppo c'è, perché basta ascoltare la televisione e i telegiornali, si sentono sempre di questi episodi incresciosi in struttura oppure negli asili, diciamo spesso assurdi, volentieri, assurdo. Assurdi, che noi denunciamo e condanniamo, perché posso capire un parente che vede quelle scene, posso solo immaginare, se mi mettessi nei loro panni, mi verrebbe una rabbia assurda. Quindi la nostra è una doppia sfida, quella di curare, più che sfida, un doppio incarico, curare i propri cari, e appunto convincere i parenti, rassicurare i parenti che da noi si sta bene, da noi come in tutte le strutture. E questo è un messaggio importante, ecco perché parliamo di dimissione protetta, per cui la gente si deve sentire protetta da chi ha in carico la persona, naturalmente al paziente poi che è il diretto destinatario. Quindi il consiglio finale, in estrema sintesi, è: prima che avvenga la dimissione dall'ospedale di riferimento, bisogna darsi da fare. Preparare documentazione in concordato, perché non dimentichiamo un appunto importante, è una dimissione concordata, non è una mala organizzazione della sanità, una dimissione concordata dove i familiari, i medici dell'unità operativa, il medico curante e appunto i familiari prendono questa decisione di assistere il paziente in altre strutture. Tant'è vero che ci sono dei dati che appunto l'organizzazione della sanità del 62%, se non ricordo male, è migliorata grazie a queste dimissioni protette, perché gli ospedali sono più disponibili ad altre patologie, ad altri tipi di accessi in ospedale, quindi tutto il meccanismo funziona in maniera migliore. Ecco, questo è il concetto che deve passare. Quindi, grazie, possiamo dire che prima di dimettere, fate una riunione, giusto? Esatto. Praticamente sì, è proprio una vera e propria riunione, sì, multidisciplinare. Io, parente, medico curante e medico che mi sta dimettendo il paziente, qual è la soluzione migliore? La cosa importante è in base alla patologia del paziente. Cioè, cosa faccio? Lo porto a casa? Ho una frattura di febbre, ho bisogno di una riabilitazione, di un fisioterapista, che faccio? Lo tengo a casa con un fisioterapista H24 oppure lo porto in strutture riabilitative, che ce ne sono tantissime. Sono un paziente con l'Alzheimer, con il Parkinson, che faccio? Rischio di tenerlo a casa e magari subire anche purtroppo quelli che sono gli stati di agitazione del paziente stesso, o lo porto in strutture specializzate quali sono l'RSA? Ecco, questa è una valutazione che deve essere fatta con calma, senza rimorsi, senza ansie, senza paure. Sapendo di fare il meglio. Esatto, solo per il paziente. Meglio per il paziente, perché poi comunque insieme alla patologia del paziente anche la famiglia comunque viene tirata in ballo a dover star male, o comunque a dover non viene mai lasciata. Mai. Quindi possiamo immaginare, o in casa, in strutture residenziali, l'aspetto familiare è importantissimo. Ecco, questo è il concetto. Allora, una volta che avete preso una decisione, abbiamo detto in concerto con tutti i professionisti di riferimento, poi attivatevi. Quindi nel caso di una dimissione con arrivo in casa, cercate di rintracciare tutti i presidi di cui avete bisogno facendo riferimento alla ASL, diversamente invece rivolgetevi a queste strutture, giusto? Sì, così. Sempre tramite protocolli e domande. Perché poi si fa un accesso in RSA dove poi verrà sempre valutato in queste strutture.
va bene. E se tutto va bene, cioè io supero il mio stato eventualmente di malattia, di criticità, posso ritornare tranquillamente a casa. Esatto. Nessuno ti vieta di rimanere. Non si tratta di una prigionia. Anche se si trovano molto bene, quindi è raro molto che vogliono tornare. Molto spesso non vogliono andare via. Infatti i soggetti che fanno ingresso in RSA poi sono soggetti a valutazione da unità valutative geriatriche. Benissimo. Sì. Ragazzi, allora un messaggio positivo che abbiamo portato agli amici a casa: affidatevi, insomma, affidatevi ai vari professionisti e prendete la giusta decisione. Così come ripeteva più e più volte Grazia, accompagnata da Aldo, non siete soli. Per cui vado immediatamente a salutare e ringraziare Grazia Bonadie, consigliera OPI BAT. Grazie a te. Sì. Scusi il refuso, ma grazie a te, Serena. Grazie. E poi un ringraziamento speciale anche a Aldo Antonio Mennuni, infermiere RSA Andria e L1 Compass. Grazie mille per l'invito. Grazie ragazzi, buon lavoro. Sì. Dobbiamo andare a lavorare. E poi portate il mio personale saluto ai degenti delle vostre strutture. Sì. Va bene, un bacio. Certo. E soprattutto sintonizzate poi i vari televisori. Esatto, già lo sanno, lo sapevano. Già sanno. Tutte le regioni.